Partirà domani mattina il Pescara alla volta di Parma, domani pomeriggio la seduta di rifinitura in terra ducale. Per questo motivo l'allenatore del Pescara Zdenek Zeman ha anticipato a oggi, in questo giovedì di antivigilia di Parma-Pescara, la sua classica conferenza in una giornata contraddistinta da una doppia seduta di allenamento. Zeman è tornato sulla partita con il Cittadella, sulla prestazione, ha detto di non essere preoccupato e ha confermato: spero che la mia squadra diventi tale, diventi una squadra nel vero senso della parola negli ultimi mesi di campionato, quando il torneo si deciderà. E il fatto che ci sia grande compattezza in classifica, questi 7 punti tra la prima e l'ultima, è un fattore che può essere favorevole alla compagine biancazzurra. Io non sono preoccupato anche lì. Io so che c'è una squadra con poca esperienza che si deve abituare a giocare un campionato di Serie B. E proprio a Parma è l'occasione, nel senso che tanti ragazzi giovani o giocano con la nazionale giovanile, abituarsi a giocare con gente di Parma, che c'è gente di 40 anni, di 37, 35, bisogna incontrarli e capire che cosa è campionato. Non ho problemi di squadra zemaniana o no, a parte che tutte le squadre che alleno sono mie. Poi il discorso, se ci viene a giocare quello che vogliamo, sono contento, se no bisogna lavorare, io sono più contento quando lavoro. Vabbè, io sono contento che è equilibrato, perché ci dà più tempo di riuscire a migliorarsi, tanto campionati si decidono sempre nei ultimi 2 mesi, e se ci danno tempo io penso che negli ultimi 2 mesi saremo un'altra squadra, non come nomi ma come comportamenti. Zeman è tornato anche su alcune dichiarazioni in settimana rese da alcuni giocatori, in particolare Zampano. Sentiamo cosa ha detto a tal proposito. Beh, se andate dietro questo ne sentite tante in giro, ma come io sono qua anche per motivare, e devo spingere qualche cosa per cercare che i giocatori danno qualche cosa di più. Quindi per me è normale, sarà sempre così. Vabbè, noi stiamo abbastanza bene, ho fuori Campagnaro, Bovo, e penso basta. Proietti, che è un po' più lungo. Tutto può essere, Ganzi è a disposizione. Poi bisogna valutare se può essere più utile rispetto a Pettinari o no. Per me Mancuso oggi sta a posto, anche lui forse non ha 90 minuti, ma come un ragazzo molto generoso, io spero che se gioca darà tutto quello che ha, poi dipende quanto dura.